Torna la vittoria allo Spoltore che sbanca il Leonardo Petruzzi 4-1 e condanna la formazione di Paolo Rachini alla quarta sconfitta stagionale. I giochi si aprono dopo 80 secondi con Di Renzo che d'azione di angoli serve Sparvoli, tira al volo che però finisce fuori dallo specchio. Alza il ritmo l'angolana e inizia la sfida tra i due veterani del campionato di eccellenza, Miani e Palena, al minuto 19. Il portiere azulgrana si supera sul centravanti. E al minuto 21 nuovamente il numero 1 ospite a negare la gioia del gol al numero 9 angolano. Al minuto 23 terzo tentativo del centravanti angolano stoppato nuovamente da Palena. E al minuto 42 gli ospiti passano Zanetti per il giovane De Vincentis che serve planamente, che dai 25 metri fa partire una bordata che si insacca alle spalle di Puddu. E il primo tempo si chiude con lo Spoltore in vantaggio per 1-0. Con le immagini montate da Claudio Senerchia passiamo alla ripresa. Terzo minuto, conclusione di La Selva. Palena smanaccia sulla palla, si avventa Miani che questa volta fa 1-1. Al minuto 19 tiro cross di Selva Allegra che inganna il portiere di casa e si insacca all'angolino basso per il 2-1 degli ospiti. Cost to cost di Colecchi al minuto 22, palla di Renzo che però calcia al lato. Passano 120 secondi e Sparvoli fa 3-1, contropiede micidiale di Connestari, traversone per il numero 10 che realizza il suo sesto gol stagionale. Minuto 28 è servito il poker, cross di Selva Allegra, uscita non impeccabile di Puddu e per Colecchia è un gioco da ragazzi realizzare il 4-1. Spoltore vicino al quinto gol al minuto 32, servizio illuminante di Colecchia per Spalvoli che solo davanti a Puddu calcia al lato. La gara si chiude praticamente qui con lo Spoltore che torna alla vittoria e festeggia sotto lo spicchio occupato dai tifosi azulgrana. Mister Del Gallo, è stata riscattata la sconfitta contro il Montesilvano, una vittoria larga, però ci diceva poc'anzi, forse non la miglior partita dello Spoltore. Sì, non è stata sicuramente una partita semplice come può dire il risultato, anzi, il primo tempo più volte ci ha salvato al Alceo Palena, e poi abbiamo capitalizzato bene nel secondo tempo le occasioni che ci sono capitate. Sono contentissimo per i ragazzi perché meritavano una vittoria così, così bella. E chiaramente non abbiamo fatto niente, però dopo la sconfitta di mercoledì, immeritata secondo me, abbiamo riscattato bene quello che diciamo mercoledì ci eravamo persi ed è una vittoria che mi fa molto piacere per i ragazzi perché veramente se la sono meritata. Mister, leggiamo sul suo volto tutta l'amarezza per questa sconfitta interna, eppure la sua squadra nella prima parte di gara era riuscita a impegnare severamente lo Spoltore, è mancato il gol e poi è arrivata questa sconfitta. Beh, sconfitta pesante sicuramente. In questo momento possiamo dire tutto e il contrario di tutto. Nel primo tempo la mia squadra ha avuto tre palle clamorose per passare in vantaggio e al primo tiro dello Spoltore da 35 metri abbiamo preso gol. E poi nel secondo tempo c'è stata la reazione, però ripeto, io ci metto la faccia perché questi ragazzi li alleno io da 3 mesi, quindi evidentemente in questo momento c'è da correggere qualcosa, mi assumo io responsabilità perché ripeto, adesso sparare sulla squadra non ha senso.